Signor Sindaco, signor Vice Sindaco, Filippo Miroddi, Giuseppe Mattia, ce l'avete un minuto per i problemi della città? Oggi siamo in via Carmelo Gerrizzo, proprio sopra il tunnel che passa sotto la villa Garibaldi, quindi anche sotto il Casalotto. E le faccio vedere perché siamo qui. Ecco, questa è la strada che passa sotto il tunnel e qui sopra c'è questa ringhiera. Allora, guardate, signor Sindaco e caro Assessore Mattia, questa ringhiera è legata perché è completamente rotta e guardate come si muove qui. I bambini vengono a giocare da questa parte, questa zona, guardi anche come è combinato qui il muretto che passa proprio sopra la galleria e quindi le macchine, come vede, passano sotto e potrebbe anche cadere qualche masso. Sarebbe necessario, signor Sindaco, intervenire con urgenza, chiamare l'ufficio tecnico e dire semplicemente di venire un po' ad aggiustare la situazione qui. Lo si può fare, credo, anche dall'alto, non c'è bisogno di montare un ponte o di bloccare la strada. Allora, signor Sindaco, glielo faccio rivedere, guardi come si muove questa zona, tutto questo blocco, e mi dicono qua gli abitanti della zona che vengono a giocare anche dei bambini ed è pericoloso, vede, non è saldata questa zona, è legata con dei fili semplicemente. Le vorrei anche fare notare che tutta questa zona hanno tolto un po' d'erba, però guardi, qui pulizia non ce n'è assolutamente, quindi cercate di fare intervenire qualcuno anche per questo motivo. È una cosa obbrobriosa vedere una zona qui al centro del Casalotto in via Gerrizzo in questo stato.